Roberta Carnio, siamo qui al Valentino di Castellaneta Marina, collegiale per la nazionale. Allora, intanto, qual è la tua esperienza di questa settimana importante, soprattutto in chiave azzurra? Buongiorno, sono molto contenta di essere qui perché mi ritrovo a difendere il mio posto in nazionale per l'ennesima volta e nella categoria meno 65 kg light contact. E per ora siamo alla prima sessione di allenamento in cui abbiamo fatto una parte di mental training e una sessione tecnica. Adesso stiamo andando a fare i test di forza e mobilità articolare. Sei vice campionessa d'Europa, cosa ti manca per essere la più forte del continente? Penso soltanto consapevolezza di quelle che sono realmente le mie potenzialità, quindi fiducia e sicurezza in me stessa, davvero fino all'ultimo momento. Da quanti anni sei sui tatami? Faccio gare ormai da una dozzina d'anni e pratico questo sport quando ne ho 5, quindi una 20-21 anni. Le difficoltà che incontri come donna invece, quali sono? Ma nessuna, perché comunque ormai uomini e donne possono praticare in egual modo questo sport e l'unica cosa è sapersi organizzare al meglio con quelli che sono gli altri impegni della vita quotidiana. I tuoi prossimi obiettivi invece? L'Europeo del prossimo anno, qui a ottobre in Slovenia. Dove vorrei diventare campionessa d'Europa? Direi proprio di sì.